Al via dal 7 settembre scorso la 28esima edizione del Festival Etnos, nato da un'idea di Gigi Di Luca, direttore artistico della Kermesse, che giunge alla vigilia del terzo decennio. Un viaggio ed un percorso di sensibilizzazione musicale attraverso le culture e i ritmi del Mediterraneo e non solo, uniti all'originalità dei temi etnici. Sabato doppio appuntamento nella tappa di Torre del Greco, in due location simbolo della città. Alle 19 a Palazzo Baronale abbiamo l'arpista Ana Christmas, che è l'unica musicista che fa flamenco con l'arpa. Arriva da Siviglia, è una data in esclusiva. E poi alle 21 presso i Molini Meridionali Mazzoli, questo gruppo che ormai gira il mondo, festival importanti, si chiama Bab Blues. È un gruppo che in questo momento ci fa piacere anche dare molto affetto, perché arrivano dal Marocco e dalla Francia. Considerata la situazione sociale tragica del Marocco, in questo momento siamo molto contenti di potergli dare anche il nostro affetto e il nostro calore, spero il calore del pubblico. Un calendario ricco e particolarmente articolato che proseguirà nei giorni successivi sino al 1 ottobre, investendo diverse territorialità della fascia vesuviano-costiera. Il progetto, come dichiarato dallo stesso direttore artistico, è finanziato dall'ente regionale della Campania. Domenica 17 saremo a Villa Campolieto, Ercolano, con un recital di Pamela Villoresi, Massimo Di Matteo e da me diretto sul tema di Spartaco, quindi come dire anche teatro, un festival che muove musica, teatro e danza. Si continuerà poi dal 21 a Torre Annunziata con Rachele Andreoli, il 22 e il 23 a San Giorgio a Cremano con vari artisti, Chassose, Cucchetado, Begnaoré, e poi arriveremo allo spazio dedicato ai giovani, al nostro contest Etnos Generazioni, che concluderà il festival a San Giorgio a Cremano il 30 settembre ed il 1 di ottobre. Il festival è finanziato dalla Regione Campania attraverso SCABEC, dal Ministero della Cultura, che riconosce di primissimo livello il Festival Etnos, e con il contributo dei comuni di San Giorgio e Cremano, di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, della Banca di Credito Popolare, e la collaborazione anche della Fondazione Ville Vesuviane e dell'Università Federico II, Dipartimento di Agraria. Non sono mancati inoltre accenti di soddisfazione per il ritorno nella città del Corano. Sono molto contento che la mia città che possa iniziare ad ospitare nuovamente progetti con artisti internazionali.